Noi oggi prenderemo contatto con una lettera che normalmente i preti non leggono e i cristiani non conoscono. Ma come vedremo, si tratta di un testo invece molto importante perché ha almeno tre punti che sono estremamente delicati per la fede cristiana. Questi tre punti li esamineremo la prossima volta, perché faremo l'esegesi dei tre brani. Questa volta abbiamo una presentazione generale con alcuni elementi di contenuto. Quando voi aprite questa lettera, vi trovate di fronte a tre capitoli soltanto, quindi una lettera apparentemente veloce, semplice. Scordatevelo. È una lettera che pone più problemi di quante parole contenga. Siamo alla linea 19. Dunque, questo scritto si apre come fosse una specie di lettera. C'è il saluto iniziale, però ci si accorge subito che non è una lettera. Perché nelle lettere neotestamentarie, dopo il saluto, c'è in genere una benedizione. Tranne nella lettera ai Galati, dove Paolo è arrabbiato. E allora non dà la benedizione ai Galati. Ma se no, in tutte le lettere c'è questa introduzione, questa benedizione. Qui invece, nella seconda lettera di Pietro, c'è solo il saluto e poi si passa immediatamente a trattare i vari argomenti. La lettera si può suddividere in cinque raccomandazioni. È proprio una lettera con poca teologia e molto moralismo, sembra una specie di predica dei nostri preti. Allora, il primo problema è questo. Il vero cristiano deve fare una vita seria, che non significa non ridere, non raccontarsi barzellette, ma una vita che rispetti la verità, la giustizia, la carità, il perdono. E questo modo di vivere, dice l'autore, manifesta la vera conoscenza che noi abbiamo di Cristo. È un argomento molto strano. Poi capiremo il perché lo fa. Dunque lui dice, vivere in maniera evangelica significa avere una buona conoscenza di Gesù. Questo primo dato già ci meraviglia, perché in genere, in tutta la letteratura biblica neotestamentaria precedente, Gesù non è mai oggetto di conoscenza, di gnosis, ma è oggetto di imitazione. Tutte le lettere di Paolo presentano Gesù come colui che va imitato. Anche le lettere di Giovanni, anche Giacomo, Giuda un po' meno. Ma nella seconda lettera di Pietro proprio non c'è limitazione, c'è questa conoscenza teologica. Chi conosce bene Gesù Cristo si comporta in un certo modo. Questo comportamento porta a diventare meritevoli, fra virgolette, di appartenere al Regno dei Cieli. Questo è un argomento nuovo per il Nuovo Testamento. Conoscenza meritevole. Nei testi neotestamentari questo concetto di merito non è illustrato. Per l'amor di Dio, neanche qui nella seconda lettera di Pietro c'è l'espressione meritevole.
ma il concetto è quello lì. Ci troviamo dunque al di fuori di quello che potremmo chiamare la logica neotestamentaria. Perché c'è questa logica? Adesso pian piano cercheremo di capire. Nella seconda raccomandazione il nostro autore parla della parusia, del ritorno di Gesù alla fine del mondo. E dice che questo ritorno di Gesù alla fine del mondo è garantito da due cose. La prima è la trasfigurazione. La trasfigurazione garantisce la parusia, ed è vero. E poi la seconda cosa, le profezie veterotestamentarie garantiscono la parusia. Ora, se noi ci fermiamo un momentino a riflettere con la prima e la seconda raccomandazione, cominciamo a capire qualcosa. La prima cosa è questa. Tutti quanti conosciamo l'esistenza dello gnosticismo. Lo gnosticismo era fondato sulla conoscenza. La parola stessa lo dice, gnosis, conoscenza. La seconda cosa, lo gnosticismo nega la parusia. Allora cominciamo a comprendere che questa lettera ha a che fare con un gruppo di persone che è stata toccata dalla eresia gnostica. Non è una infezione ancora così grave da aver bisogno degli antibiotici teologici. Però l'autore dice, ragazzi miei, state attenti che tra di noi si sta insinuando questo tipo di pensiero, che non è un pensiero ovviamente molto salutare. Perché? Perché lo gnosticismo spacca, separa radicalmente quello che è la conoscenza teologica da quella che è la vita pratica. Lo gnosticismo dice basta accogliere nella propria intelligenza quelle verità che ci superano. Quando io le accolgo, io sono credente. Poi nella vita faccio quello che voglio. Perché? Perché queste verità sono come un fuoco che accendono le lampade divine che io ho dentro di me, e quando io sono acceso nella mia divinità, decido io come comportarmi. Da qui nasce quindi una specie di anarchia morale nello gnosticismo. Ecco perché il nostro autore dice: chi conosce bene Gesù Cristo e sta affrontando il problema dalla parte, fra virgolette, del nemico. Lo gnosticismo dice che è importante conoscere bene. Il nostro autore dice: se tu conosci bene Gesù Cristo, non puoi non comportarti in un certo modo. Per quale motivo? Gesù più volte dice: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica. E quindi il nostro autore punta su questo argomento, perché ha dei destinatari molto pordenonesi che sono credenti, bravi. Mentre invece il nostro autore cerca di ritornare alle origini, mettendo insieme le due realtà, però in un contesto culturale dove le due realtà erano già separate. Noi abbiamo ricreato, per tanti motivi, nel nostro tessuto sociale, ma non solo a Pordenone, a Roma è ancora peggio.
anche a Padova, quindi è un tessuto sociale abbastanza globalizzato. Se noi andiamo in Germania succede la stessa cosa, in Austria la stessa cosa, è proprio una mens. In America Latina, Dio me ne scampi e liberi. Non si riesce a capire oggi come mai c'è questo scollamento. Probabilmente è successo qualcosa dopo l'illuminismo. Per cui si è voluto mettere insieme queste due realtà con il concetto di coerenza. Ma non stanno attaccate, perché non tutti possono avere la coerenza. Ci si dimentica che il vecchio assioma della fede cristiana è pisteuo eis, credo verso, non credo in. Per l'amor di Dio c'è anche credo in, nessuno lo esclude. Però l'essenza della fede cristiana è credo in cammino imitativo verso. Ecco perché dunque il nostro autore ragiona in un certo modo. Vediamo la terza raccomandazione, ed ecco qua. La comunità era infestata da qualche teologo. Naturalmente, se noi leggiamo le lettere di Girolamo di 3 secoli dopo, Girolamo è incavolato nero con i fornai, i pescivendoli, i fruttivendoli, perché dice: quando io vado al mercato a comprare un po' di pesce, un po' di verdura, un po' di pane, cosa sento? Tutta gente che disputa di teologia e dicono, scrive Girolamo, delle bestialità che sono maiuscole, ma tutti pensano di essere teologi. Per Radio 24 c'è un programma al pomeriggio che si chiama Tutti Convocati. E lì gli italiani sfogano la loro competenza calcistica. E quindi sono tutti arbitri, tutti quanti allenatori, tutti quanti... Ecco, nel cristianesimo primitivo c'era questa specie di malattia. Tutti si sentivano teologi, senza competenza. Anche nella comunità a cui scrive questo autore anonimo, noi troviamo questo dato, cioè gente che nega, con argomenti teologici, la parusia. Parusia che il nostro autore dice non è possibile negare perché chiaramente indicata sia dalla trasfigurazione stessa, sia dalla profezia. Questi falsi dottori, chiamiamoli così, sono individuabili, dice il nostro autore, dal loro comportamento. Questi signori sarebbero la concretizzazione inequivocabile dell'eresia gnostica. Disquisiscono a livello teologico, però a livello comportamentale sono un disastro. E quindi il nostro autore dice: voi guardate come si comportano. Da come si comportano capite che non sono credibili, perché è credibile chi, pur nei suoi limiti, tenta di avere questa coerenza tra ciò che crede e ciò che vive. Il comportamento di queste persone viene definito dall'autore dello scritto come un comportamento peggiore di quello che gli uomini avevano prima che Cristo venisse in questo mondo. Per poter capire cosa intende dire il nostro autore, noi abbiamo una specie di piccolo barlume nella lettera ai Romani al primo capitolo.
Dal versetto 18, è molto lungo il testo, al versetto 32 della lettera ai Romani, voi trovate in quattro pennellate quello che era il comportamento prima che i Romani conoscessero un po' di cristianesimo. Infatti l'ira di Dio, l'assenza di Dio, ira di Dio uguale Dio non c'è. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Ci siete o siete persi? Persi. Lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 18. Dunque, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che hanno una caratteristica, soffocano la verità nell'ingiustizia. Ditemi voi che differenza c'è fra la situazione di Roma di 2000 anni fa e la nostra situazione attuale. Soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro, infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Sono parolone pesantissime. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili, sarebbero le divinità pagane. Perciò Dio li ha abbandonati alle impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Questo è lo stampo di Paolo ebreo. Quando nomina Dio, piazza subito la formuletta liturgica. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali con quelli contro natura, similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, e Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata, ed essi hanno commesso azioni indegne, sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presunti. Wow! Sembra un trattato di sociologia moderna. Ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia, mi hanno ammazzato un uomo per 2 euro. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Sono ragazzate, sì, ma un ragazzo è morto. Vabbè. Ci siamo? Ecco. Il nostro autore dice,
che quando c'è questo scollamento fra conoscenza e vita morale, c'è questo disastro. Naturalmente neanche la conoscenza è corretta, perché se fosse corretta ci si comporterebbe in un certo modo. Nella quarta raccomandazione si pone in parallelo questo errore vissuto da questi maestri, chiamiamoli così, e si mette in rapporto questo errore con l'insegnamento degli apostoli. Poi si dimostra che questo errore va contro la scrittura e questo errore va contro la teologia sana. Quindi la quarta parte sarebbe di per sé il nucleo più importante a livello teologico. La quinta raccomandazione, ultima, è abbastanza moralistica, perché dice: amici miei, il ritorno di Cristo c'è, è giusto prepararsi. Il fatto che non avvenga subito significa che Dio ci dà del tempo per prepararci, quindi questo dilazionare il tempo è misericordia. E poi dice: studiate, studiate bene, perché solo una sana conoscenza permette di capire questi misteri di Dio e permette di gestire la vita in un certo modo. Questo è, in sintesi, il piano dell'opera. Conclusione: non c'è. Non ci sono i saluti finali, il che fa dubitare che sia una lettera. Ed infatti, se noi esaminiamo con attenzione il testo, possiamo dire due cose. O questo testo è un'antica omelia a cui viene sovrapposto un saluto per spedirla dappertutto, oppure, ancora più interessante, è notare un altro dato. Siamo alla linea 37. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. Sta parlando della sua morte. Lo scrittore fa finta di essere Pietro e quindi si rifà a ciò che Gesù dice nel capitolo 21 di Giovanni, il che vuol dire che il nostro autore conosce Giovanni e quindi come data di composizione del testo è successivo al Vangelo di Giovanni. E se Giovanni viene posto verso il 100, questa lettera è dopo. E quindi non può essere di Pietro. Chiaro? Perché se Pietro muore durante la persecuzione di Nerone verso il 64, 100, dopo il 100 si colloca questa lettera, neanche col fischio può essere di Pietro. Ci siete? Quindi siamo di fronte al fenomeno della pseudonimia, cosa che accadeva nel mondo antico sempre. Molti libri in Oriente vengono attribuiti a grandi autori, ma sono enormemente tardivi, tanto che quegli autori non avrebbero mai potuto scrivere quel libro. Se voi aprite il libro della Sapienza, trovate scritto Sapienza di Salomone. E poi trovate un'ottima composizione in greco ellenistico, non in greco classico. All'epoca di Salomone il greco non esisteva. Salomone sale al trono nel 970 a.C.
fine della trasmissione. È un caso chiarissimo di pseudonimia, ma così ne abbiamo diversi altri. Era un modo simpatico che l'antichità aveva di dire: questo è un testo importante, lo ha scritto, che so io, Mazzini, e quindi per capire che cos'è una repubblica leggete questo testo. Invece l'ha scritto Giuliano Ferrara. Dunque, questo dato, il fatto cioè che chi scrive richiami la propria morte come vicina, ha un suo interesse. Come ha un suo interesse il fatto che lui richiami ai suoi destinatari gli insegnamenti pregressi, come trovate scritto alla linea 41-42. Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità che possedete. Ora, questi due elementi sono tipici dei discorsi di addio. Se voi, per esempio, date un'occhiata al lungo discorso di addio di Giacobbe, padre di 12 figli capostipiti delle tribù, voi trovate gli stessi elementi: la consapevolezza di star per morire e le raccomandazioni degli insegnamenti pregressi. Se voi andate alla fine del Deuteronomio, voi trovate il discorso di addio di Mosè, che dice la stessa cosa: sto per morire, ricordatevi di ciò che vi ho insegnato. La stessa cosa lo troviamo qui. E allora i biblisti dicono: non sappiamo esattamente che cosa possa essere, se è un'omelia camuffata da lettera, ma gli manca il saluto finale, o se addirittura è un discorso di addio, cioè di un vecchio vescovo della Chiesa Cattolica a cavallo tra la fine del primo secolo e inizio del secondo, che vuol salutare la sua gente, la sua diocesi. Sembrerebbe più probabile questa seconda, cioè un discorso di addio. E siccome è un testo interessante, di tipo antignostico, questo testo è stato probabilmente ritoccato e spedito come una specie di lettera enciclica a tutte le comunità. Anche questo succedeva. Un caso simile capita, per esempio, con la lettera agli Efesini. La lettera agli Efesini è una lettera circolare. La lettera ai Colossesi è una lettera circolare. Sono lettere che vengono concepite per una comunità, ma poi ci si accorge che servono, possono servire a tutti. E allora si fa qualche pastrocchietto nell'indirizzo iniziale in modo che possa essere mandato a tutti senza offesa. Questo ultimo dato fa un po' riflettere. Perché? Perché le caratteristiche di questo scritto sono caratteristiche romane. Per cui, non avendo però alcun indizio di tipo esplicito, i biblisti fanno questa ipotesi. Poiché il tipo di argomentazione e il tipo di lingua è classico romano, vi ho fatto l'esempio, questo nostro amico dice che la gente si comporta come si comportava prima che Cristo venisse in questo mondo. E dove troviamo la descrizione? Nella lettera ai Romani. Ci sono dunque molti indizi, tipo di lingua, tipo di argomentazione, certi punti, che portano i biblisti a sospettare che il testo sia stato scritto
Roma. E questo permetterebbe anche di capire perché lui si ritiene Pietro, perché fin da subito il vescovo di Roma ha avuto la consapevolezza di essere successore di Pietro e quindi scrive a nome del maestro. Questa è l'ipotesi oggi più accreditata. Ci sono altre ipotesi, per esempio, che la lettera invece sia stata scritta ad Alessandria d'Egitto. Perché? Se noi dopo il primo secolo esaminiamo la storia di questo testo, ci accorgiamo che viene accettato immediatamente ad Alessandria. E lì si trovano i primi papiri che testimoniano questo testo. Papiri Bodmer dell'inizio del III secolo, 210-220, garantiscono che la lettera in Egitto era conosciuta e venerata, cosa invece che non capitava in altre chiese dell'Asia Minore, per esempio, e neanche dell'Italia o dell'Illiria. È stata una lettera questa molto combattuta perché piccolina, molto più, diciamo, idonea alle comunità egiziano-palestinesi, meno alle comunità cosiddette turche, greche, slave, italiche e galliche, perché già all'inizio del secondo secolo il cristianesimo in Gallia era diffuso e abbiamo già un gigante della storia dei padri che si chiama Ireneo di Lione. Le vicissitudini di questo testo sono state parecchio brutte. Girolamo però già alla fine del IV secolo, 380-390, dice no, fa parte del patrimonio della Chiesa questo testo. Però c'è un altro tizio che si chiama Eusebio di Cesarea che dice molte chiese lo accolgono, altre no, io non lo accolgo. Arriviamo tra il V e il VI secolo e la lettera diventa patrimonio comune. Quando nel XVI secolo Lutero si separa, quando nel XVI secolo lo han fatto separare, perché se si leggono i documenti dell'epoca sono spaventosi. È il suo vescovo l'artefice del disastro. Quando parleremo di Lutero, tireremo fuori questo argomento. Quando Lutero dunque crea un'altra direzione del cristianesimo, Lutero non mette in fondo al Nuovo Testamento protestante la lettera di Pietro. In fondo mette Giacomo, Giuda, Ebrei e Apocalisse. Ma la seconda lettera di Pietro la tiene fra gli scritti importanti. Perché? Perché nella tradizione della Chiesa, dal VI secolo in poi, la lettera di Pietro è intoccabile, cioè tutte le chiese sono concordi nel dire ci sono stati dei fraintendimenti, degli equivoci, ma questa lettera è ispirata. Bene, vediamo due parole sull'autore. Proviamo. Adesso, nella vostra sapienza e intelligenza, leggete quelle due frasi in greco,
linea 47, linea 48. E non ridete perché ce la fate. Alla linea 47 la prima parola si legge Simeon. Quella lettera che sembra una E maiuscola è una S, un sigma. Poi c'è la U lombarda. Poi la M non è difficile da identificare, neppure la E, la O, Dio me ne scampi e liberi, una certa difficoltà in quella V finale, che in greco è una N. Simeon, ci siamo? Invece alla linea 48 la penultima parola è Simon, in questo caso un bellissimo dativo, Simoni, Simoni, Simoni Petron, mentre alla linea 47 Simeon Petros. Cucù. Il testo della linea 48 è del 65 d.C. Il testo della linea 47 è dopo il 100, perché è della seconda lettera di Pietro. Qual è il nome giusto? E qui c'è una cattiveria. Allora, la linea 48 è la pronuncia aramaica, il dialettaccio che parlavano in Palestina all'epoca di Gesù. Mentre invece la linea 47 rispecchia la solennità dell'ebraico. E quindi si vuol dare a Pietro, una specie di nobiltà che Pietro non ha mai avuto. Se uno pensa che Pietro aveva bisogno del traduttore simultaneo e non si vergognava a Roma di parlare aramaico, è come se voi andaste in Vaticano, mondo visione, e vi mettete a parlare veneto. Occorre il traduttore simultaneo. Non so con quanto coraggio. Pietro invece ce l'aveva senza tante storie. Dunque, questo piccolo particolare ci sta a dire che nella seconda lettera di Pietro, Pietro era ormai venerato. Mentre Marco vede in Pietro un compagno di viaggio, e Marco era il suo traduttore, nella seconda lettera di Pietro ormai Pietro è visto come personaggio nobile, tanto che non lo si può chiamare in dialetto. Non lo posso chiamare Meni, devo chiamarlo Domenico. Meni, vieni qua. No, Domenico, vieni qua. Ecco, questa è la differenza. Naturalmente che sia Pietro, neanche con il fischio. Perché? Perché il greco della lettera, della seconda lettera di Pietro, è un buon greco. E il nostro amico Pietro non conosceva questa lingua, proprio perché aveva il traduttore simultaneo che gli copriva le spalle. Secondo, questa lettera cita pochissimo l'Antico Testamento. Sembra che quasi non lo conosca. Conosce solo alcune cose molto grosse, a differenza della prima lettera di Pietro, per esempio, dove l'Antico Testamento è sciorinato come se fosse pane quotidiano. Allora, questo ci sta a dire che l'autore della seconda lettera di Pietro non è assolutamente l'autore della prima. Sia per la lingua,
sia per il contenuto. L'autore della seconda lettera di Pietro conosce bene dunque tutta la cultura ellenistica, tanto che adopera una parola pagana per indicare il regno dei morti. Adopera la parola Tartaro, cosa che non veniva mai adoperata nel filone giudeo-cristiano. Si parlava sempre di inferi, cioè il regno che sta sotto la superficie terrestre. Mentre qui si parla di Tartaro. Naturalmente questo è un altro punto a sfavore della paternità di Pietro. Sebbene l'autore tenti di adeguarsi alla figura di Pietro quando cita la sua testimonianza perché è stato presente alla trasfigurazione. Siamo alla linea 50. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, egli Gesù Cristo. Quando giunse a lui questa voce della maestosa gloria, questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. È un tentativo maldestro perché tutto il resto sta a dimostrare esattamente il contrario. Naturalmente, gli altri due elementi sono estremamente interessanti. Non c'è la imitazione di Cristo, ma la conoscenza corretta di Cristo. Pietro non avrebbe mai argomentato così. E secondo, il nostro amico è preoccupato per i futuri errori, ma i futuri sono quelli presenti. È uno che immagina che la lettera sia stata scritta di Pietro. Pietro prevede che ci saranno questi errori teologici, mentre invece gli errori teologici che descrive la seconda lettera di Pietro sono contemporanei alla lettera stessa. Dunque, abbiamo tutti gli elementi necessari per dire che Pietro non è l'autore, punto chiuso. E con buona probabilità un discorso di addio scritto a Roma, forse dal vescovo di Roma, il quale ha fatto passare questa lettera, fenomeno comune al tempi, come lettera di Pietro. Chi sono i destinatari? Stando alla linea 57, sembra che i destinatari della prima lettera di Pietro siano gli stessi della seconda. Questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo. E in tutte e due, con i miei avvertimenti, cerco di ridestare in voi il giusto modo di pensare. Siamo sempre nell'antignosticismo. Ora, questi destinatari sono dei pagani. Il concetto di Tartaro come regno dei morti noi lo troviamo in due ambiti, Roma e Asia Minore. Linea 61. Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò in abissi tenebrosi. Questa traduzione, abissi tenebrosi, ha il suo corrispondente in greco nella parola in grassetto. Tartarosas. È il Tartaro. Tenendoli prigionieri per il giudizio. In questa frase, oltre che ad avere dunque qualche indizio sui destinatari,
Abbiamo però anche qualche concetto teologico che nella letteratura biblica precedente non esiste. Tenere prigionieri per il giudizio. Come mai? Perché nella prima lettera di Pietro si dice che Gesù è sceso nel regno dei morti per liberare anche quelli che erano esistiti prima di lui. E allora la domanda è: ma come mai lui libera tutti? E qui si dice che gli angeli invece sono tenuti prigionieri fino al giorno del giudizio, gli angeli peccatori. Ma se sono tenuti prigionieri questi demoni, come fanno ad influire su di noi? Saranno domandine a cui giustamente daremo spazio la prossima volta per analizzare queste strane idee che vengono proposte da questo testo. Bene, un'altra caratteristica di questi destinatari è la conoscenza progredita delle lettere di Paolo. Linea 63. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza, così vi è scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere che alcuni, ve li leggete per conto vostro questi due aggettivi sostantivati, travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina. In questo testo noi abbiamo con chiarezza due pennellate che ci dicono, primo, che i destinatari conoscono bene le lettere di Paolo, e secondo, che le lettere di Paolo fanno già parte del patrimonio biblico, perché le mette al pari delle altre scritture. Ora, noi non sappiamo moltissimo, però quel poco che sappiamo è sufficiente per dire che verso la fine del primo secolo, a Efeso, avviene una cosa veramente importante. Gli Efesini raccolgono tutte le lettere di Paolo e le lettere della sua scuola. E le mettono insieme, facendo alle volte dei piccoli pastrocchi, perché è ovvio. Quando non è l'autore a fare queste cose, ma è qualche lontano discepolo, qualche stupidaggine viene fuori. Quali sono queste stupidaggini? Per esempio, la lettera agli Efesini non era agli Efesini, però loro se la attribuiscono, perché sono gli abitanti di Efeso che fanno questa pubblicazione. Poi prendono le tre lettere ai Filippesi e ne fanno diventare una sola, mescolando i brani e quindi alterando quello che possiamo dire il processo logico che Paolo aveva in ogni lettera. La stessa cosa succede per le lettere ai Corinti. Noi oggi ne abbiamo due, in origine erano quattro. E la stessa cosa succede per la lettera ai Romani. La lettera ai Romani ufficiale finisce al capitolo 15. Ma se voi andate a vedere il testo biblico ha anche il 16° capitolo della lettera ai Romani, che è un'altra lettera. Gli Efesini l'hanno presa
e l'hanno cucita, perché di pergamena si trattava. Questo avviene più o meno verso la fine del primo secolo, e noi alla fine del primo secolo dunque abbiamo il Corpus Paulinum, dove ci sono dentro le lettere autentiche di Paolo, le lettere scritte dai suoi segretari Efesini e Colossesi e le lettere di scuola paolina scritte da qualche suo lontano discepolo, prima e seconda lettera a Timoteo e lettera a Tito. Costoro conoscono la raccolta. Questo ci porta a pensare che la lettera scritta a Roma per i Romani diventa poi la lettera enciclica, anche per i turchi, anche per gli abitanti dell'Asia Minore, dove questa raccolta di Paolo era conosciutissima. Bene, in che epoca è stata scritta? Un po' difficile dirlo, possiamo dire tanti dopo. Senz'altro è stata scritta dopo la prima lettera di Pietro, perché ne fa cenno, dicendo nella prima lettera vi ho scritto. Ora la lettera di Pietro si colloca verso l'80, questa, la nostra seconda lettera di Pietro, va a finire dopo. La lettera di Pietro viene scritta dopo la lettera di Giuda, perché l'autore della seconda lettera di Pietro copia argomenti dalla lettera di Giuda. La nostra lettera è scritta dopo la raccolta delle lettere paoline. La nostra lettera è scritta dopo che la Chiesa riconosce le lettere paoline come ispirate, al pari delle altre scritture. Il testo di questa lettera però è già conosciuto e citato da Origine e si trova nei papiri Bodmer, terzo secolo, che vuol dire dal 201 al 300, il terzo secolo. Dunque noi abbiamo un terminus ad quem e un terminus a quo. Non può essere stata scritta prima del 100, non può essere stata scritta dopo il terzo secolo. Resta il secondo secolo. Nel secondo secolo noi conosciamo lo gnosticismo abbastanza bene, e le caratteristiche dell'agnosticismo che emerge dalla seconda lettera di Pietro è un agnosticismo embrionale, incipiente, e quindi la lettera va collocata all'inizio del secondo secolo. Gli specialisti dicono tra il 105 e il 120, qualcuno esagerando dice 130, non cambia niente. È l'ultimo scritto del Nuovo Testamento. Questo è il dato. La seconda lettera di Pietro chiude gli scritti del Nuovo Testamento. Il caffè